So where is the edge? Colui che dice che esiste un margine da assumere che c'è è perché quando veniamo introdotti all'idea di una terra piatta succede perché ce l'hanno sempre mostrata così. Nel modello corrente più consolidato, l'Antartide non è un continente, bensì 360 gradi di ghiacci che racchiudono gli oceani. Se diamo un'occhiata alla mappa di Gleason del 1892, si legge che è corretta scientificamente e praticamente, ed è così. Nella mappa di Gleason vediamo questa corona di ghiaccio dell'Antartide con proiezione equidistante dall'azimut che risale all'anno 1000. Questa mappa è anche la mappa dello studio geologico degli Stati Uniti, di USGS e del logo ufficiale delle Nazioni Unite. Il globo più antico del mondo è del 1492. Cercate di memorizzarlo. Perché tanti credono che la mappa piatta equidistante derivi dalla versione del globo? Invece è il globo che deriva dalla versione del vero mondo della mappa piatta. La mappa piatta è arrivata prima e con abilità è stata poi convertita in globo senza alcun problema di sorta. Questo dovrebbe farvi capire come si è arrivati a questo inganno del globo. Tornando a se esiste una fine o meno, non c'è alcuna prova che questa fine sia oltre i muri di ghiaccio dell'Antartide, ma da molti è stato ipotizzato che il piano su cui viviamo può essere estremamente esteso, se non senza fine. In questi due scenari è facile ritenere per logica che un vasto territorio è tenuto nascosto alla maggior parte dell'opinione pubblica. In un'intervista all'ammiraglio Richard I. Byrd del 1954, arruolato nella Marina Navale Americana, specializzato in esplorazioni, ci racconta questo. Quello che è strano è che oggigiorno è stata dimenticata un'area grande come gli Stati Uniti, mai vista da nessun occhio umano, e che si trova oltre il polo, dall'altra parte del polo sud, oltre mezza America. E che dire, penso che è sorprendente. Deve trattarsi di un'area così grande che non è mai stata esplorata. Supponendo che esista altra terra oltre all'Antartide, se questa terra inabitata fosse su un globo dovrebbe arrivare fino all'Oceano Indiano. La recente scoperta di una vecchia mappa buddista in un quotidiano del 1907 sembra supportare un piano vasto con altre terre. Where does the sun go if the earth is flat? Il sole non sorge né tramonta, ma gira in cerchio in senso orario da est ad ovest. Sembra si alzi e tramonti a causa della prospettiva. Il sole sparisce nel punto di fuga della prospettiva umana sull'orizzonte dove il suolo incontra il cielo. Dato che il sole non si trova lontano 93 milioni di miglia, ripeto, non si trova 93 milioni di miglia lontano, ma molto più vicino e più piccolo. La luce che il sole emana illumina solamente mezzo piano piatto alla volta. È la durata del nostro giorno. Thank you.
What's underneath the flat earth? Questa è una domanda senza risposta, dato che non si è ancora riusciti a raggiungere il presunto bordo sconosciuto. Tuttavia, molte persone suppongono che sia che la Terra sia piatta o tonda, in qualsiasi modo può fluttuare nello spazio. Ma l'idea dello spazio va gettata dalla finestra nella teoria del globo. Tanti testi religiosi parlano di una terra ferma che ha proprie fondamenta sulla quale si adagia, di pilastri che la supportano. Semplicemente noi non lo sappiamo, ma certamente sappiamo che la terra sta fissa nel suo posto e lo possiamo dire con le nostre esperienze quotidiane, senza alcun movimento. Ciò che vediamo nel cielo sopra di noi sono oggetti illuminati che girano attorno a noi, esattamente come appaiono. Qualsiasi cosa sia, questo posto forse è il centro di tutta questa indagine. Alcuni dicono che la Terra è il pavimento dell'universo. La concezione degli antichi testi ebraici sull'universo dice che siamo circondati da acque sopra e da acque sotto, conosciute come il grande abisso. La più profonda trivellazione che sia mai stata fatta sulla Terra arriva ad una profondità di 12 chilometri. Il nucleo della Terra non è altro che una speculazione sfrenata, se non un'altra delle perfide bugie. Quindi cosa c'è sotto la Terra? Questo resta un mistero per tutti, ma un'altra cosa che poter cercare è cosa c'è dentro la Terra. I molti miliardi di dollari delle basi militari in profondità conosciuti come i muti DMB, giusto? What about ships and boats disappearing over the horizon? Dipende sempre dalla prospettiva umana. Non vanno dietro l'orizzonte, ma dentro l'orizzonte, muovendosi oltre il limite della nostra visione ed oltre il punto di fuga. Ma navi ed imbarcazioni sono facilmente riportate in visione con l'aiuto di un paio di binocoli, telescopi o con macchine fotografiche con una buona lente di ingrandimento. Una bella domanda che dovremmo porci è perché non siamo in grado di vedere alcuna importante curvatura da un'altezza di 36 chilometri, mentre esistono persone che affermano di scorgere la presunta curvatura dal suolo osservando le navi. Non ha alcun senso. And what about all the pictures of the Earth? Sono chiaramente tutte immagini generate con i computer grafici. Affermano che questa immagine scattata dall'Apollo 17 nel 1972 è reale. Ed inoltre nel 2015 ribadiscono che quest'altra epica immagine è reale. Ma l'addetto della NASA Robert Simmons ci dà un cenno di quel che ha fatto condividendo la sua esperienza nel creare il Marmo Blu 2.1 nel 2002. Ora lo chiamano Mr. Marmo Blu. È stato intervistato e nella registrazione afferma che l'ultima volta che qualcuno ha scattato una foto dall'orbita bassa della Terra che mostrava l'intero emisfero era parte del globo accadde nel 1972 con l'Apollo 17. Il sistema di osservazione della Terra EOS della NASA si tratta di un satellite per il controllo della salute della Terra. Ma nel 2002 finalmente siamo stati in grado di raccogliere sufficienti dati per fare una immagine dell'intera Terra, che è quello che abbiamo fatto. Nel 2002 il Marmo Blu 2.1 Bob Simmons della NASA ha fatto questo. Per prima cosa prendiamo i dati e li estraggono dalle immagini. Questo è quanto ha detto, un'immagine composta da innumerevoli differenti strumenti vengono tramutati in immagini. Dobbiamo togliere le nuvole. Si tolgono le nuvole per più tardi, ecco gli oceani che derivano da strumenti che hanno misurato il fitoplancton dei mari. Qui dove è basso colore di blu, perché il blu è mediamente l'oceano, e dove è più alto con un colore di tonalità diversa, quindi il verde brillante. Poi ritornano le nuvole. C'è un piccolo problema con questo, perché c'è una leggera fenditura fra le orbite. Alcune di queste vengono dipinte. Sì, Photoshop, ma deve esserlo. Poi c'è un altro livello per simulare l'atmosfera. Inoltre c'è un altro spot brillante. Si chiama la luce speculare, quindi c'è il riflesso della luce del sole sull'acqua. Si tratta di mosaico messo insieme. Appare realistico, sembra un po' piatto, o le nuvole sembrano un pochino sopra l'oceano. Ho fatto un lavoro fanatico. Quindi è un artista che ha creato il mondo.
Questo è quello che ho immaginato. Sfortunatamente io non sono un astronauta, non sono mai stato nello spazio, ma ho guardato queste foto più volte cercando di estrarre l'essenza. Eh sì, Photoshop, ma deve esserlo. Eh sì, Photoshop, ma deve esserlo. Why are all the other planets round then? Se confrontate i filmati amatoriali realizzati con macchine fotografiche professionali e li paragonate alle immagini ufficiali della NASA di pianeti e stelle, è chiaro che le immagini della NASA sono tutte generate dai computer, per nulla differenti dalle fotografie della Terra. Quello che conosciamo come pianeti sono cerchi di luce dislocate sopra la Terra piatta. I cosiddetti pianeti e stelle non sono quelli che ci hanno raccontato. Se paragoniamo i punti luminosi che vedete nel cielo e li vedessimo in terra sotto i nostri piedi, diventa effettivamente difficoltoso provare la sfericità della Terra. Fintanto non esistono fotografie della Terra e di movimenti non sono mai sentiti o provati, diventa molto più logico per chiunque dedurre che ci troviamo su una Terra piatta fissa e tutto quanto vediamo nel cielo gira attorno a noi. And everything we see in the heavens revolves around us. What about satellites and GPS? Per pazzesco che possa sembrare, i satelliti sono una beffa. Non vi siete mai chiesti perché non sono mai accaduti danni e non sono caduti satelliti? E perché non esistono malfunzionamenti di satelliti a causa del costante riscaldamento e raffreddamento? È misterioso che non fondano nella termosfera dove ci sono oltre 2000 gradi. Guardando la Luna mi sono stupito nel chiedermi perché non abbiamo mai visto un satellite passare davanti a essa. Sapete che esistono migliaia di miglia di cavi di fibra ottica sul letto degli oceani che provvedono al 90% delle comunicazioni sulla Terra, di internet, telefoni, eccetera. Ed il GPS lavora tramite i ripetitori, si chiama triangolazione. Avete dato un'occhiata a questi alti ripetitori e vi siete mai chiesti cosa sono? I satelliti televisivi non sono altro che onde radio migliorate che usano i ripetitori di terra. Si basano tutti sui ripetitori, esattamente come le vecchie antenne TV. L'autore di fantascienza Arthur G. Clarke propone l'idea dei satelliti geostazionari nel 1945 in una rivista che si chiamava Mondo Senza Fili. E 20 anni più tardi, nel 1965, affermano di aver lanciato con successo il primo satellite commerciale di comunicazioni geostazionario. Oggigiorno si dice che ne esistano migliaia, ma la cosa sconvolgente è che se cerchi di provarlo è vano. Sì e no. Quello che si vede nel cielo sono sia le stelle che le stelle erranti conosciute meglio come pianeti, e sono là, non possiamo negarlo. Al momento non sappiamo cosa sono, ma si trovano là. Ora, quello che ci hanno raccontato dello spazio non è affatto vero. Tutto ciò di cui crediamo inerente allo spazio deriva dai film hollywoodiani ed altri media, inclusi i programmi per bambini. Ovviamente la propaganda della NASA ha la colpa maggiore. Siamo andati oltre. Non abbiamo alcuna fotografia della Terra e tutte le altre immagini dei cosiddetti pianeti sono generate da computer. La NASA ha battuto tanti record, parecchie volte, ma ha anche detto che l'uomo non è in grado di andare oltre l'orbita bassa. La prossima navicella spaziale della NASA, costruita e testata in America, riesce a fare queste ed altre cose. Ecco la navicella in grado di portare gli uomini ad esplorare il sistema solare. È il prossimo grande balzo per le esplorazioni della NASA.
si chiama Orion, il velivolo di equipaggio multiuso MPVC. Questa navicella della prossima generazione permetterà all'America di esplorare oltre l'orbita bassa. Come ci allontaniamo dalla Terra, dobbiamo passare attraverso la cintura di Van Allen. È un'area di radiazioni pericolose, ma Ryan ha uno scudo. Una schermatura sarà messa alla prova che eliminerà le onde radioattive. A bordo i sensori registreranno i livelli di radiazione che gli scienziati studieranno. Dobbiamo risolvere questa sfida prima di inviare le persone là attraverso questa regione dello spazio. E il progetto che ha la NASA è costruire un razzo che si chiama SOS, che ha la capacità di sollevare enormi rocce. È qualcosa di molto più grande di quello che abbiamo adesso e sarà in grado di lanciare la capsula Orion con persone a bordo e di atterrare ed altri componenti per raggiungere destinazioni oltre l'orbita della Terra. Al momento possiamo orbitare solo nell'orbita terrestre, mentre questo nuovo sistema che stiamo costruendo ci permetterà di andare oltre e speriamo possa portare le persone nel sistema solare per esplorarlo e la Luna, Marte e gli asteroidi. Esistono molte destinazioni dove possiamo andare. Stiamo costruendo questi componenti assemblabili per permetterci anche di arrivare a questo. A differenza dei precedenti programmi, ci troviamo in una sessione specifica per traguardi realizzabili. Presto, nella prossima decade, una serie di duri voli testerà e proverà i sistemi richiesti per esplorare oltre l'orbita bassa terrestre. L'orbita bassa terrestre è presumibilmente fra i 160 e i 1900 chilometri. La cosa ridicola è che ci raccontano che la Luna dista 322.000 chilometri. Come siamo riusciti ad andare così lontano negli anni 60 e 70 se non siamo in grado di farlo oggi? Inoltre, la stazione spaziale, come tutte le cose che ci racconta la NASA, è un finto scherzo massonico fabbricato e realizzato con effetti speciali, modelli, piscina, gravità zero, aerei e molti altri trucchi cinematografici. Pools, zero-G planes and various other camera tricks. How is circumnavigation possible on a flat Earth? È facilissimo. Si può viaggiare in direzione da est ad ovest per arrivare esattamente da dove si è partiti. La faccia della Terra appare uguale a quella di un orologio. Infatti gli orologi sono stati costruiti dopo la vera apparenza del nostro mondo. Se segui la bussola ad est per un periodo abbastanza lungo farai un cerchio completo. La stessa cosa se viaggi a sud per un periodo sufficiente. Come abbiamo già detto, la mappa della Terra piatta girava già prima del globo ed è stata poi convertita con facilità in globo. Tutto quello che credi stai facendo su un globo attualmente prende il posto della Terra piatta. How come the moon is upside down in the southern hemisphere? Questa è un'altra semplice spiegazione. Quando qualcuno si trova nella parte nord della Terra, più a nord della Terra, questi vede la Luna da questo angolo. Quando un altro si trova nella parte a sud della Terra, la Luna appare così. La vedono da questo angolo, la vedono da angoli opposti. Questo è tutto. Immaginate che scattate una fotografia della Luna nel centro del vostro salotto. A seconda di dove vi trovate nella stanza, la Luna si vedrà differente. Quando riflettete su questo, ricordatevi che la faccia della Luna non cambia mai. Nella Terra sferica ci aspettiamo di vedere altre parti, ma non le abbiamo mai viste. What about the seasons? Il Sole è vicino, è piccolo e gira in cerchio sopra la Terra piatta in un percorso a spirale fra il Tropico del Cancro a nord durante i mesi estivi dell'estate del nord e poi verso il Tropico del Capricorno a sud nei mesi invernali del nord. Pertanto, quando il Sole è lontano dal polo nord, esattamente nel centro della Terra, è inverno al nord ed estate al sud. Essendo il Sole più piccolo di quanto ci stanno raccontando e più vicino, ha molto più senso di come sperimentiamo le stagioni. Se il Sole si trovasse lontano 93 milioni di miglia ed avesse un raggio di 400.000 miglia, difficilmente potremmo essere in grado di sentire la differenza di temperatura come sta succedendo, come succede. What about gravity? La gravità è necessaria solo su una Terra globo per permettere di
far capire che funziona. Le persone credono facilmente che non si può cadere da una palla che gira, che sfreccia nello spazio ad una velocità che non siamo nemmeno in grado di comprendere, eppure negheranno quanto più facile, ovvero trovarsi su una terra piatta che non si muove. La gravità è il capro espiatorio per quello che non si può spiegare e non è mai stata provata. La ragione per cui le cose cadono o galleggiano è a causa della densità e galleggiabilità. Se qualcosa è più pesante dell'aria, cade. Se qualche cosa è più leggero dell'aria, semplicemente galleggia. Il vostro cellulare, ad esempio, è più denso dell'aria, pertanto cade quando lo lasciate. Tutto funziona per densità, non c'è bisogno di fattori o componenti immaginari. Citazione. La legge di gravità, a detta dei sostenitori di astronomia del sistema newtiano, è la più grande scoperta di scienze e la fondazione di tutta l'astronomia moderna. Tuttavia, si può dimostrare che la gravità è un assunto di pura fantasia che esiste solo nell'immaginazione. Non esiste là fuori, è nella mente dei suoi fondatori e sostenitori. L'intera ipotesi di quella che è chiamata la scienza moderna cade al suolo piatto come è piatto l'oceano e frasi come la scienza più precisa o l'incredibile impresa dell'intelletto diventa la più ridicola superstizione e la più grande impostura dove ignoranza e creduloneria siano mai stati esposti. Thomas Winship, Zetetic Cosmogonia. What about the Coriolis effect? Ci viene raccontato che l'effetto Coriolis è il risultato della Terra che ruota e che è responsabile per la deviazione di un oggetto che si muove sopra la Terra in senso orario nell'emisfero nord ed antiorario nell'emisfero a sud. Il problema è che cose come gli uragani e l'acqua di lavandini non sono prevedibili. Si sa che girano in ambedue le direzioni in tutte e due gli emisferi. Inoltre, un'altra contraddizione del falso effetto Coriolis è che nessuna delle macchine volanti sulla Terra deve tener conto di questo. Se un proiettile viaggia a 1700 miglia orarie deve tener conto di questo effetto, quindi anche un aereo che viaggia a 550 miglia orarie dovrebbe definitivamente tener conto di questo effetto. Se cercate la risposta, scoprirete che fin tanto l'atmosfera si muove insieme al movimento della Terra, gli aerei non ne sono influenzati. Quindi perché succede ai proiettili, specialmente quando vanno più veloci di un comune aereo? Why can't I see infinitely far? Le persone si meravigliano di non riuscire a vedere alcune cose che presumono si dovrebbero vedere se la Terra fosse piatta, ma è piatta. Mi è stato chiesto in diverse occasioni perché non scorgo il Monte Everest da qualsiasi parte della Terra. Mi hanno chiesto inoltre perché non scorgo la Spagna dalla costa est dell'America. Bene, nonostante sporco, polvere, pioggia, nebbia, smog, fumo, nuvole, foschia, caligine, neve, eccetera, la nostra visione è limitata dal punto di fuga della prospettiva. Verificate sul vostro cellulare l'app del tempo e leggete la visibilità della vostra area. Is the flat earth a religious thing? Sì e no. Affermo questo perché non sono religioso. Preferisco non avere fede in qualcosa, ma analizzo bene i fatti, meglio che posso, con la mia abilità. E di fatti sono che la curvatura terrestre ed il movimento terrestre non sono mai stati provati. La Bibbia senza alcun dubbio supporta la terra ferma in piano. Il libro di Enoch, che è stato tolto dall'Antico Testamento, ma molti altri libri, descrivono una terra piatta stazionaria, racchiusa con grandi dettagli. Tante civiltà e religioni che hanno preceduto il giudaesimo ed il cristianesimo sostengono una terra piatta e stazionaria, quale i babilonesi, gli egiziani, i maya, i nordici, gli hindu e così via. Questo fantastico globo ruotante terrestre è molto recente per le popolazioni del mondo. Al momento molti di noi procedono come se la teoria fosse indiscutibile e sono condizionati a deriderci quando li educhiamo sulla terra piatta. Che siate o meno religiosi, siete in grado di vedere la terra piatta voi stessi.
Is the Flat Earth Society behind the resurgence of the Flat Earth? No. La società della Terra piatta è costituita come unità di contenimento. Alcuni portano avanti le verità su alcune cose ed altri mentono su altre. In questo modo fanno apparire cose ridicole oppure vi incanalano in direzioni sbagliate. Per esempio, questo è quello che FES dice sulla gravità. Nel modello della Terra piatta, la gravità, anziché essere una forza, è l'accelerazione verso l'alto della Terra piatta. La Terra accelera sempre verso l'alto ad un G, che è l'equivalente all'accelerazione gravitazionale del modello del globo terrestre. Come la forza di gravità, l'accelerazione della Terra è la causa di molti fenomeni che si osservano nella nostra vita quotidiana. Se questo non è il grande bivio, non so cosa sia. I dibattiti sulla Terra piatta non sono mai morti, si sono solo calmati. I sostenitori della Terra piatta sono sempre rimasti in mezzo a noi. Poi, dal tardo 2014 e l'inizio del 2015, quando Eric Dubay ha iniziato a farsi sentire riguardo il tema della cospirazione della Terra piatta, si è portato a bordo persone come me. Ho fatto ricerche per decine di mesi prima di accettare definitivamente la verità di dove viviamo. Grazie all'aiuto di molti ricercatori della Terra piatta, creatori di schemi ed attivisti, da allora molte persone ogni giorno stanno prendendo atto del massiccio inganno. Are all scientists, pilots and members of the government in on it? No. Molti scienziati, piloti e membri del governo sono stati indottrinati proprio come il resto di noi. Quando sono impegnati tutti i giorni sul loro lavoro, proseguono come se la Terra fosse veramente sferica e queste persone non sanno nulla della Terra piatta. Tanti non vogliono nemmeno parlare di questo per paura di perdere il loro lavoro, se non rovinare la loro reputazione. Gli scienziati fanno qualsiasi cosa considerando come fattore la Terra sferica. Per la scienza ufficiale, indagare sul modello corrente è un enorme no, no. Per i piloti, i computer svolgono molto del loro lavoro, non per mettere in discussione ciò che fanno, che personalmente apprezzo, ma spesso i piloti si tirano fuori, causa le difficoltà di comprendere la reale disposizione dei punti di riferimento. E per quanto riguarda i membri di governo e di politici a fianco degli alti ranghi della NASA, che non è per niente un governo, è prudente arrogarsi che non si trovano nella conoscenza e che non vogliono deliberatamente infilarsi in questa menzogna. Poche persone, paragonate alla popolazione mondiale, sono a conoscenza della Terra piatta. NASA isn't the only space agency. Are all others in on it too? La risposta è sì. Qui un video clip di quello che dovete conoscere. Il vettore, il logo ufficiale della NASA, se non avete mai osservato il logo ufficiale della NASA, sono sia l'insegna che il sigillo della NASA. Potete vedere che l'oggetto prominente del sigillo è un oggetto strisciante chiamato vettore rosso o gallone. Se chiedete alla NASA o all'ufficio delle relazioni pubbliche perché questa simbologia è disegnata così imponente sulla loro insegna e sul sigillo, vi forniranno che quello è più facile per la copertura degli Illuminati. Vi racconteranno che è la rappresentazione di un'ala supersonica disegnata negli anni 50 e che è da quel periodo che è stata creata. Non è esattamente così. Qualcuno potrebbe chiedere all'Agenzia Spaziale Federale Russa del Cosmos, fondata nel 1992, per quale motivo hanno scelto lo stesso logo. E dato che ci siete, chiedete ai cinesi, che hanno fondato la loro agenzia spaziale nel 1996, per quale ragione al mondo usano l'identico design dell'ala supersonica disegnata negli anni 50, quale loro logo ufficiale non si sa. Potete chiederlo ai giapponesi, ai Corea del Sud, Taiwan, Malesia, Messico e Iran. Tutte queste nazioni, compresa la Bulgaria, usano la simbologia del vettore nelle agenzie internazionali spaziali. Diventa ancora più vistoso se si indaga sui futuri programmi della NASA. Ad esempio, per il programma Mercury fanno uso della simbologia occulta in qualsiasi negoziazione col logo di questo programma. Se osservate, sembra ci sia sempre il numero 7 nei loro loghi. Ed ancora una volta, la spiegazione ufficiale per cui inseriscono il numero 7 è per rendere omaggio ai 7 astronauti del Mercury. Peccato ricordare che furono solo 6 gli astronauti del Mercury che andarono nello spazio.
Perché il numero 7 non ha mai spiegato il problema che ci sta veramente a cuore. Furono solo 6 gli astronauti che andarono lassù, e c'è il 7 in ogni singolo logo delle loro missioni, e l'insegna ufficiale del programma Mercury è di 6 persone nonostante mostrino questo logo. E lo stanno portando avanti il programma dello Shuttle. Se si osserva il programma Apollo, ad esempio, ha la grande lettera A. È quello che ti mostrano, ma non è così facile da evitare e di spiegare l'inclusione di questa simbologia del vettore. Se andate nel programma dello Shuttle, il programma originale STS, trovate nuovamente la pezza che nasconde la simbologia del gallone o del vettore. E questo vale per la maggior parte delle pezze delle missioni STS. Ogni singola missione nella stazione spaziale ha le pezze con i simboli del gallone o del vettore. La stazione spaziale Mir usa la simbologia del vettore. Questo è il loro logo ufficiale. Potete approfondire ed osservare i complessi delle compagnie industriali militari. Guardate il logo di una compagnia quale la Lockheed Martin, 2 vettori. Il logo X-Pride. I laboratori di ricerca AMES, il comando US Space, ed addentriamoci nel reame militare del comando di base degli Stati Uniti. Il logo ha il simbolo del vettore. Quando osserviamo gli specifici programmi spaziali militari, tutti loro usano la simbologia vettoriale nelle insegne ufficiali. La domanda è: chi o a che cosa rendono omaggio queste persone? Vediamo il sorgere della Terra tramite la NASA. Ora vediamo il sorgere della Terra tramite JAXA. Credete che questo è vero? Well, then who's responsible for this deception? Scoprirete che gesuiti e Vaticano sono stati coinvolti intimamente in tutte le cose spaziali, incluso il possesso dei primi telescopi, ed oggigiorno posseggono i più grandi osservatori telescopici del mondo. La società dei gesuiti ha diffuso attivamente la teoria del modello eliocentrista per 500 anni, mentre cercava di sotterrare migliaia di anni della cosmologia della Terra piatta. I gesuiti sono i governanti di tutta la potenza che conosciamo e sono stati spietati nella loro ricerca di dominare il mondo per secoli. Non importa chi viene ammazzato o che cosa bisogna fare per stabilire un unico ordine mondiale fuori dal caos. Essi governano o sono profondamente complici con persone come Rothschilds e tanti altri banchieri internazionali, società segrete, in special modo la massoneria ed inoltre gli ebrei sionisti. In particolar modo gli ebrei sionisti hanno le sedi del potere. Essi governano su tutte le agenzie di governo, incluso NASA, CIA, FBI, Mossad, KGB, Round Table, Commissione dei 300, Istituto Tavistock, Lucio Strauss Publishing, Gruppo Bilderberg ed il Concilio per le Relazioni Straniere, inclusi i rappresentanti di governo e legislatori come la Presidenza degli Stati Uniti, il Congresso e la Corte Suprema. L'ordine dei gesuiti si dice sia stato fondato dagli ebrei, dimostrando ancora una volta che gli ebrei stanno dietro ai più grandi inganni della storia, incluso l'Olocausto. I massoni sono diffusi in tutto il mondo per promuovere i diversi ordini del giorno che serve per questa elite di illuminati. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God, stop fucking lying. Always lying to me. You lying so much. You making it hard for me. Il loro desiderio è convincerci che noi siamo solo uno di miliardi di altri pianeti che si trovano nello spazio infinito. Miliardi di miliardi! Ma da dove hanno ottenuto questo numero? Miliardi con 24 zeri. Vogliono farci pensare che non siamo nient'altro che un caso cosmico causato dal Big Bang iniziato 14 miliardi di anni fa.
nuovamente, da dove hanno ottenuto tutti questi numeri? Come fa uno a trarre queste conclusioni? È un'incognita. Vogliono che non comprendiamo le nostre origini e che proseguiamo credendo che la nostra vita è insignificante. Vogliono farci credere che la vita degli alieni è vero e ci hanno creati. Guardate gli antichi alieni, è solo propaganda. Senza menzionare gli innumerevoli film che ci programmano per questo, non si tratta solo di terra piatta contro terra tonda, è molto più vasto. Qualsiasi cosa hanno progettato di fare per la terra sferica, ora devono mettere le basi prima di procedere. Potrebbero veramente scioccarci con una finta invasione aliena o la rivelazione che altri esseri sono sempre stati in mezzo a noi, passarci la cosa che la vita deriva da galassie lontane, per chi lo sa? Un'altra ragione per cambiare la Terra in una palla è per tenere nascosta altra Terra. Se questo è un grande piano ed esistono altri posti oltre all'Antartide con altri oceani e molte masse terrestri, il modo più semplice per liberarci da questo è impacchettare questo piano attorno a una sfera e far sembrare che oltre non ci sia nulla e che tutto sia già stato scoperto. Il globo è una vera e completa schiavitù per le persone con le menti indagatrici. Mi piacerebbe essere un esploratore come il grande Major. Oh, ma sei arrivato tardi, non è rimasto più nulla da scoprire. What does it mean if the Earth is flat? Significa che ci hanno deliberatamente tenute nascoste le origini dell'uomo. Uomo, donna, bambino, siete tutti stati ingannati su larga scala. La terra piatta racchiusa, la terra piatta in un piano esteso, addirittura un piano infinito, oppure terre piatte infinite con barriere contenitrici, se non un altro piano di esistenza sopra noi e sotto di noi. Significa che questo posto è stato creato, che tu sei un disegno, che tu sei stato creato, tu sei speciale e con uno scopo. Lo scopo ti è tenuto nascosto di proposito. Si suppone che conosciamo il nostro mondo e la ragione di esistere. Siamo stati completamente inghiottiti da questo sistema monetario economico che controlla tutto quanto e che camuffa questa realtà. Molti di noi sanno che siamo schiavi, non c'è da stupirsi del desiderio di sfuggire attraverso i film, show televisivi, videogame. E succede di più. Le nostre condizioni e programmazioni mentali. Non abbiamo mai voluto vivere così e la conoscenza della nostra terra piatta è un passo verso la giusta direzione, è qualcosa che non può esserci presa, è il carburante che serve per far sapere a questi bastardi che non cadremo nell'ignoranza. Noi di buon grado non accetteremo l'autorità del loro mondo dove vogliono comandare le menti di tutti. Abbracciate questa terra piatta che è nostra e liberate la vostra mente da controllori globalisti delle menti. È tempo di mettersi in piedi in autonomia con la nostra magnifica terra. Tutto quello che voglio sapere è chi viene con me? Space, or maybe meeting other beings from another place. Have you ever wondered what it's like on other planets? Then you watch a science show and come to believe you understand it. You feel empowered by the knowledge and you feel enlightened. Listening to Bill Nye and Neil deGrasse Tyson. But then you wake up and you start to see the obvious. Life is just a lie and this whole world ain't what we thought it was. NASA's missions to the moon were never completed. They just filmed them in a room and people believe it. I used to wonder what it's like to be an astronaut. Now when I see him acting, I can't help but to laugh a lot.
not. They give us cartoons and they claim that we live on a ball, but it's flat and it's not moving or spinning at all. Why you lying to us, man? That's something that we wanna know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. History has been rewritten by winners of wars, the Jesuit order, Khazars, Freemasons, and more. They pulled the veil over our eyes, and it's time to awaken. Through organized indoctrination, our minds have been taken. It's time we take our power back and we rescue our people. The Vatican and the bankers are like Resident Evil. They may have had the greatest plan that was ever concocted, but Illuminati never thought that they'd ever be spotted. They're manufacturing reality all in our heads. They tell us if the earth is flat, then we'll fall off the edge. But if it is a spinning ball, we won't fall off it then. And gravity is our imaginary magic friend. Why is water always flat when unmanipulated? Why are pictures of the earth computer generated? Why you lying to us, man? That's something that we wanna know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. Crystal clear that you and the other space programs that are in operation are connected and are deceiving the entire world. More and more people are waking up every single day, and we are now able to see right through you. But what we really want to know is, why are you lying? Sincerely, me and the great people of this earth. The captain thinks the world is around, see? But we all know it's a flat, right? Of course it's flat. Sure, I know the world is flat. Yeah, so do I. Everybody knows.